risotto molto particolare, l'ho realizzato con verza e calamari. Vi faccio vedere subito nel video che segue il procedimento e gli ingredienti per realizzare questa gustosissima ricetta con Messier Cuisine Connect o con Messier Cuisine Plus. Per preparare il nostro riso con calamari e verza ci occorrono 650 g di acqua, o meglio di brodo realizzato con dado granulare fatto sempre con il nostro Messier Cuisine Connect, quindi 650 g di brodo, diciamo 250 g di riso, 250 g di calamari. Io ho utilizzato quelli congelati, ma voi potete tranquillamente utilizzare quelli freschi, anzi anche meglio. 170 g di verza, le foglie esterne che avrete tagliato a julienne in maniera molto sottile, cercate di utilizzare soltanto le foglie morbide e di non mettere le coste, diciamo quelle più dure. Poi ci occorre un piccolo scalogno, uno spicchio di aglio e dell'olio extravergine di oliva. Andiamo a vedere come realizzare la nostra ricetta. Per prima cosa mettiamo nel boccale lo scalogno e l'aglio e lo andiamo a sminuzzare. Impostando 10 secondi, velocità 6. Adesso con una spatola andiamo a portare tutto quanto il nostro trito verso il basso e andiamo ad aggiungere l'olio extravergine di oliva per rosolare il tutto. Quindi portiamo giù dalle pareti del boccale, aggiungiamo l'olio. Impostiamo la funzione automatica rosolare, diminuendo il tempo a 4 minuti e la temperatura a 100 gradi. Ho messo la verza all'interno del boccale, adesso metto di nuovo la funzione automatica rosolare a 5 minuti a 100 gradi e do il via. Adesso andiamo a mettere nel boccale i calamari, impostando sempre di nuovo la funzione rosolare 5 minuti 100 gradi. Diamo una girata con la spatola e cerchiamo di inserire la farfalla. Dopodiché versiamo il riso. Aggiungiamo ancora un filo d'olio e andiamo ad impostare di nuovo la funzione rosolare per 4 minuti stavolta, sempre a 100 gradi. Adesso tirate verso il basso con la spatola il riso che eventualmente è salito sulle pareti del boccale, è salito parecchio, e quindi andate a versare il liquido saliamo un pizzico abbondante. Andiamo ad impostare togliamo le funzioni automatiche e torniamo alla modalità manuale, impostando la funzione reverse a velocità 1. Impostiamo il tempo di cottura del riso, che nel mio caso è di 13 minuti, e
Spostiamo 100 grammi. Quindi, tempo di cottura del riso, velocità 1, funzione reversa, 100 gradi, andiamo via. Vi raccomando sempre durante la cottura di verificare il livello dell'acqua. Se vedete che nella fase finale della cottura c'è ancora molto liquido, potete togliere il tappo del misurino per far evaporare il brodo in eccesso. Vedete, io ho tolto il tappo del misurino perché comunque il riso è ancora troppo brodoso. Adesso la cottura è terminata, vado ad impiattare e vi mostro il risultato finale. Ecco pronto il nostro risotto, io l'ho guarnito e condito con del pepe, voi potete usare anche altri tipi di spezie e spero che questa ricetta vi sia piaciuta. Se vi è piaciuta vi invito a mettere un like al video e vi invito a seguirmi sul sito www.messiericette.it, mi invito ad iscrivervi al gruppo Facebook Messier Cuisine Connect Plus Italia e soprattutto vi invito ad iscrivervi a questo canale YouTube In Cucina con Messier e buon risotto a tutti!